Una serata proprio chiavarese e soprattutto anche tanta gente, non solo per la presentazione dell'Entella, ma per la famosa abbuffata. Sì, sono 20 anni che il CIV e l'ASCOM organizzano in centro la grande abbuffata, è sempre un bellissimo successo. Questa del 18 agosto poi particolarmente, non tanto perché è stata anche presentata l'Entella, che è la nostra squadra che è in Serie B, che è un grandissimo evento, ma perché avevano dato allerta gialla. Eravamo un po' tutti preoccupati, la gente è arrivata lo stesso, è arrivata anche tanta gente da fuori Chiavari, si vede che sono stati fiduciosi e che è un'iniziativa, un evento che attira sempre tanta gente e dà commercio e economia a Chiavari. E abbiamo visto tanti tavoli pieni, insomma il Carugio pieno, è una bella iniziativa. Sempre bello vedere il Carugio, il centro città, sino alla zona di Corso Dante, via Vittorio Veneto, da Piazza Matteotti partendo da Rupinaro. Vedere sempre la città piena di gente, bambini, famiglie, è una festa proprio che si addice alla città di Chiavari, una città con le sue belle piazze medievali, la sua grande cultura che si abbina ad un'ottima enogastronomia. I bar e i ristoranti del centro oggi hanno dato il meglio di sé, io ho visto tantissima gente soddisfatta che ha mangiato bene ad un prezzo modico. Come vi siete trovati? Benissimo, è una bella manifestazione, consente di assaggiare delle specialità, c'è tanta gente, è molto festosa, è divertente, è molto simpatica per conoscere meglio il posto e passare una serata divertente. Cosa avete mangiato di buono? Dunque, abbiamo iniziato con la focaccia al formaggio, poi i panzotti con la salsa di noci, io vengo da Milano quindi sai, queste cose se non le mangio qui. E abbiamo finito adesso con un dolce, frutta ricoperta di cioccolato, insomma, piuttosto buono. Tutto. Da ritornare a Chiavari. Io sono 20 anni quasi che ci vengo, quindi dovrei avere la cittadinanza onoraria ormai, insomma. Di dove siete, di Chiavari? No, io abito a Rapallo, loro sono di Chiavari, comunque una bellissima... Oltretutto si incontrano persone simpaticissime e si passa una serata in allegria, con persone veramente molto... Ah, non vi conoscevate? No! Anzi, se tra un po' diventiamo parenti. Allora vediamo un po', voi chiavaresi? Fontana Buona. Allora qua c'è stato l'incontro Fontana Buona e Rapallo. Sì, è anche piacevole, è brava gente, un'occasione del genere serve apposta anche per fare cose di questo tipo. Allora, dalla Fontana Buona come giudicate la cena qua, la festa a Chiavari? Abbiamo mangiato qua, abbiamo mangiato anche da altre parti, secondo me quest'anno è organizzata proprio benissimo. E noi è il terzo anno che ci capita di venirci e approfittiamo. Allora buon proseguimento. Grazie. Alla buffata non poteva mancare Radio De Baran, anche perché nel centro della buffata, proprio qua al primo piano in Carugio, Cristina e Salvo state conducendo in diretta e ho assaporato anch'io un pochino dalla diretta, devo dire proprio in diretta. Salvo, una bella serata. Sì, una bella serata, noi abbiamo fatto una proposta agli ascoltatori e soprattutto alle persone che passavano da qua, cioè prima della grande abbuffata abbiamo richiesto quali fossero i loro piatti musicali del cuore, loro ci hanno dato una lista di canzoni e noi questa sera stiamo selezionando le canzoni che loro hanno scelto. Ce n'è qualcuno in particolare? Che canzoni ascoltano i giocatori dell'Entella? Ma le canzoni prescelte sono soprattutto quelle di Alvaro Soldiere, il Mismo Soul, Sofia, poi Vorrei ma non posto, e poi anche alcuni classici, Battisti non passa mai di moda, come Marvin Gaye, come gli Eagles con Hotel California. Ma Cristina, che canzoni ti piacciono a te? Se dovessi fare una lista? Beh, questa sera... Le canzoni che piacciono a me sono quelle solari, calde, quelle spagnole, quelle che inneggiano all'estate. Stasera ce ne hanno chieste tantissime per strada, perché tutti hanno voglia di divertirsi e giocare. Ma per uno che fa radio, non è bello fare le dediche, cioè farsi chiedere una canzone e poi... Sì, ma purtroppo le persone in questa era tecnologica sono diventate timidi con le parole o con le parole. Salvo, ti lascio... Che stagione ci apprestiamo a vivere tra i microfoni della radio, insomma i video, secondo te? Beh, è una stagione sempre emozionante, direi, difficile come sempre, però
tra le difficoltà noi ci muoviamo abbastanza bene. Poi ci sono delle piccole sorprese che vi racconteremo strada facendo, qualcosa dedicato ai giovani, dove si potrà ascoltare della bella musica, e quindi c'è un'iniziativa che sta partendo proprio in questi giorni, e grazie a voi chiaramente poi ne parleremo ai nostri ascoltatori. Bene, ciao, ciao a Salvo, ciao a Cristina. Com'è andata la buffata? Bene, ci aspettavamo un po' più di gente, è stata un po' molla rispetto agli altri anni, forse avevano paura dell'allerta, non lo so, però alla fine mi sembra che sia andato tutto bene. Dai. Avete lavorato? Sì, abbiamo lavorato, abbiamo fatto il panino con la porchetta, l'ha fatta il mio collega, la porchetta, e sembrerebbe che sia andato bene, e poi c'era la presentazione qua dell'entella... Un mucchio di cose. Tantissime cose. Eugenio, qua siamo, come va con la focaccia al formaggio? Benissimo, una meraviglia. Molto bene. Grazie. Avete lavorato? Abbiamo lavorato, sì. Per fortuna stavolta non è arrivata la pioggia. Era quasi prevista. C'era l'allerta, ma per fortuna è andato tutto bene. Ma quante focacce avete fatto? Ne avremo fatte così... Una... E due, ne avremmo fatte una ventina, anche di più, non lo so. Ora ho focaccia, e poi cosa avete fatto? Focaccia a formaggio, stasera e basta. Focaccia a formaggio e birre, con i fusti a caduta. C'è stata tanta gente? Tantissima gente, tanti cannoli, siamo molto soddisfatti. Cosa hanno richiesto soprattutto? Soprattutto il nostro cannolo, che è un nostro cavallo di battaglia. È gelato. Tanto gelato. Siete contenti? Molto, molto contenti. Questa sera non solo sport. No, anche solidarietà, anzi forse soprattutto solidarietà per quanto mi riguarda, perché io ho cercato di organizzare questa cosa per sfruttare l'attrazione mediatica della Virtus Entella e dello sport in generale per raccogliere fondi per il Gaslin. Spero di avere un grande successo, proseguiremo questa iniziativa anche nelle prossime partite in casa con l'aiuto dei tifosi, dei nostri tifosi che si sono offerti volontari raccoglitori. Tra l'altro abbiamo già visto qualche nasino rosso, che questo è un segno distintivo, no? Ecco, lei è aggiornata. Eccomi qua. Ecco. Questo è il nostro segno distintivo della raccolta che faremo, quindi... Tutto a sostegno del fondo Chiara Rama per l'hospice pediatrico dell'ospedale Gaslini. Perciò sport e solidarietà, e poi vediamo questa bella tavolata di giocatori, dirigenti. Insomma, questa sera proprio ci sono tutti. La famiglia Entella. L'Entella è una famiglia e questo si vede. E parlando di calcio, lei cosa prevede quest'anno? Spero di vedere tanti ragazzi che giocano, tanti giovani del nostro vivaio, e che facciano bene, che giochino e poi anche di far bene, naturale. Una salvezza tranquilla. Sì, almeno quello. Allora, signora, buona serata e soprattutto insomma, che sia augurale per un buon anno sportivo, soprattutto al centro di Chiaveri vediamo tanta gente, credo che sia anche azzeccata come serata di presentazione. È un abbinamento che noi cerchiamo sempre di perseguire, questo con la grande abbuffata, questo con il CIV, perché crediamo molto nelle sinergie che possono comunque essere di beneficio per la nostra città, che è un altro degli scopi dell'Entella. Giorgio, vogliamo spiegare e ricordare soprattutto cos'è questa associazione? Cosa fa soprattutto? Il Fondo Chiara Rama è nato per ricordare nostra figlia e fa delle cose soprattutto in ambito sanitario e soprattutto per persone affette da problematiche oncologiche, adulti e bambini. Soprattutto bambini, il grosso dei nostri interventi sono rivolti al Gaslini, ma si svolgono anche qui in zona, nel Chiavarese, in particolare con supporto
all'Hospice di Chiavari, supporto psicologico in particolare per gli ammalati e i loro familiari. E ormai è 11 anni, se non sbaglio i conti, che procediamo con questa cosa, grazie soprattutto all'aiuto di tantissime persone, come è molto evidente anche questa sera. Senza l'aiuto di Sabina Croce, di Antella nel Cuore e così via, non avremmo assolutamente potuto raggiungere quello che raggiungiamo questa sera. Quindi li ringrazio veramente di cuore. E tra l'altro, diciamolo, è anche un modo bellissimo per ricordare Chiara. Certamente sì. E la cosa che mi sorprende, che mi continua a sorprendere, è che anche a distanza di ormai parecchi anni incontro tantissime persone che mi dicono: ma io la conoscevo molto bene, eravamo amici, e continua a essere nel cuore di tutti, non soltanto di noi genitori. Presidente, una presentazione alla grande proprio nel cuore di Chiavari. Beh, a questa piazza siamo legati perché ci abbiamo festeggiato la Serie B. Era una piazza colma come questa sera e speriamo che ci porti bene. Che impressioni ha di questa Entella il presidente di quest'anno? Ma abbiamo confermato sostanzialmente il blocco dell'anno scorso, abbiamo fatto qualche innesto. Speriamo bene. La B è un campionato difficilissimo, quindi anche tutto quello che di buono abbiamo fatto l'anno scorso bisogna dimenticarselo, testa bassa e pedalare, perché questa è la B, quindi niente è scontato. Ecco, ha già detto altre volte, per l'Entella salvarsi è un pochino lo scudetto, anche se ogni tanto anche tra la gente si parla di A, ma è giusto anche sognare. Sì, è giusto sognare, però bisogna anche stare coi piedi per terra e riflettere sul fatto che siamo un comune di 25.000 abitanti, che l'Entella ha un budget limitato e che ha fatto un miracolo l'anno scorso sfiorando i playoff, e quindi questa è la realtà. Poi nel calcio può succedere di tutto, può succedere anche che viene l'anno del dragone e il crotone va in A. Mai dire mai, quindi, anche perché non bisogna porre limiti all'ambizione dei calciatori e alla loro voglia di vincere. Presidente, l'ultima cosa, l'Entella ha sempre tenuto la società, non solo sport ma anche solidarietà, questa sera questo segno è simbolico e concreto. Sì, noi cerchiamo di fare delle buone azioni sfruttando la forza mediatica del calcio, il legame col Gaslini è un legame antico, cerchiamo di fare sempre meglio, Sabina si occupa personalmente di questa questione e fa molto bene. Speriamo che anche questo sia un successo della stagione. Mista, una presentazione in piazza direi molto bella. Molto molto, c'è un bel feeling, vedo che a parte la piazza era piena, però di là di questo si sente che c'è un'area proprio di famiglia. Bene, sono dei buoni presupposti come quelli che troviamo sul campo, sta anche noi col lavoro far sì che questo entusiasmo si allarghi ancora di più e porti ancora più gente. Com'è la sua prima impressione sul campo invece dell'Entella? Una buona impressione, dove vedo che il lavoro viene fatto con l'applicazione, con l'atteggiamento giusto, poi dopo quello che conta sono sempre le partite, i punti, però sono contento di come abbiamo lavorato. Da lì poi dobbiamo iniziare a continuare a lavorare e sicuramente a mettere concretezza ancora. C'è ancora da... la gente forse si aspetta ancora qualche ritocco, come vedi? Ah, questo è un gruppo che ha dei valori già buoni, poi dopo sono aspetti dove è giusto che rispondano altre persone, ma vedo che le riflessioni sono continue, quindi può anche essere che qualcosa cambia ancora, però vedo che sono sempre riflessioni molto mirate, molto consapevoli, quindi va bene così. Per ultima volta la chiediamo, l'avevamo già fatto nella serie di presentazione, ma quale calcio vedremo di Breda all'Entella? Cosa vuol portare soprattutto con le due idee fondamentali? Ma vorrei portare tanti punti, poi le mie idee devono sposarsi con le caratteristiche dei ragazzi
e quindi è un progetto che è sempre in divenire, partendo dal presupposto che mi piace un calcio propositivo e intenso, poi da lì poi vediamo appunto col lavoro dei ragazzi, con le loro caratteristiche, cosa viene fuori. Siamo con Giovanni degli Ultras della Gradinata Sud. Una bella presentazione qua questa sera della squadra. Sì, sì, una bella iniziativa, soprattutto perché c'è anche della beneficenza, ci sono i nasi del Gaslini per fare l'hospice per i ragazzi, per i bambini ammalati gravemente, è anche un sollievo per le famiglie e diciamo è una bella cosa questa. Noi abbiamo insieme a tutti gli altri club, sia Val Graveglia, sia Gradinata Sud, sia il club di Levi, tutti il diaspora hanno partecipato a questa iniziativa, stiamo già raccogliendo un po' di fondi e poi continueremo durante le partite. Cosa dici dell'Entella che sta per partire? Comunque è andata bene che in questa campagna acquisti non abbiamo venduto nessun giocatore, quindi penso che la rosa sia sempre competitiva, speriamo bene. Noi comunque ci saremo sempre al di là del risultato. Allora, Gradinata Sud. Sì, esatto. Vi aspettiamo in Gradinata, siamo tutti ragazzi, vi aspettiamo a cantare 90 minuti. Qua abbiamo un altro club che nasce tanti anni fa. Nasce circa 11 anni fa da un gruppo di persone non chiavaresi, che però seguivano l'Entella da tanti anni, dalla metà degli anni 70, che venivano in vacanza qua e si sono innamorati della squadra e poi hanno fondato 11 anni fa questo club che adesso conta circa una cinquantina di simpatizzanti e soci, naturalmente anche locali adesso, non solo più in diaspora, non solo più Piemonte, Lombardia, Emilia e altre parti d'Italia. Siete più vicini a certe trasferte? Sì, Novara, Vercelli e quelli di questo genere. Il nostro anno d'oro è stato l'ultima Serie D dove avevamo tutte le partite vicino a casa, da Chieri a Rivarolo. Adesso è un po' più lontano, ma va bene lo stesso. Diaspora perché? Questo nome da dove nasce? Diaspora si intende proprio il fatto che siamo lontani dalla sede della società. Quindi non siamo di Chiavari e di conseguenza siamo in diaspora, siamo lontani rispetto alla sede ufficiale dell'Entella. Bene, molto bene, allora salutiamo tutti i tifosi lontano. Nasino per tutto, anche lei ha collaborato. Assolutamente, auguri e forza Entella sempre. Qua abbiamo tre volontarie che aiutano per la raccolta fondi. Sì, buonasera a tutti, stiamo raccogliendo i fondi per i Glaslini per costruire questa nuova ala che possa aiutare tutte le famiglie, quindi stare più vicine ai propri bambini malati. E per cercare di invogliare tutti a donare almeno 2 euro stiamo girando in giro e offriamo questi simpatici pupazzetti da mettere sul naso. Come sta andando? Abbastanza bene, soprattutto gli stranieri sono molto generosi e accettiamo qualsiasi offerta, anche quella minima, proprio perché tutti si rendono conto che è per una buona causa. Qua abbiamo un testimonial d'eccezione, Cesar, ciao. Ciao, buonasera a tutti. Con grande piacere un altro anno qua a fare questa presentazione, bellissimo, veramente, in centro qua con tutti i tifosi, tutta la gente, veramente bello. Allora, il tuo ruolo quest'anno? È lo stesso dell'anno scorso, team manager, fare questo da raccordo tra la squadra, lo staff, con la società, quindi bello. Com'è andata quest'anno, il primo anno in panchina? No, è andato bene, è stato un po' difficile, devo essere sincero, all'inizio, perché poi sai, è abituato a essere sempre dentro il campo, però ci ho messo un po' per abituarmi, però adesso ormai è tutto, sono 100% abituato. Facciamo un saluto a queste volontarie che vedi che si danno da fare per raccogliere i fondi. Anche noi siamo con questa iniziativa, siamo vicini oggi. Bene. Tutti insieme. Collaboriamo tutti insieme per questa ottima finalità. Il vostro nome? Gabriella. Tiziana. Martina. Abbiamo una rappresentanza della Val Graveglia Bianco Celeste, un club nato nel 2016. A gennaio, sì. Siamo ritrovati un gruppo di Val Gravellini e nonne e abbiamo deciso di fondare questo club per sostenere la nostra squadra. E abbiamo trovato entusiasmo nella vallata e anche al di fuori e cerchiamo quando è possibile di organizzare anche qualche trasferta per seguire l'Entella al di fuori di Chiavari. Comunque è il vostro striscione che qua alle spalle si comincia a vedere in giro. Sì,
diciamo che è piaciuto, è molto allegro e ci rappresenta. Allora diciamo poi i nomi: Granelli Marco, Andrea, Rodrigo, Paolo. E la formazione di quest'anno, insomma, almeno questa che sta per iniziare, cosa ne dite? Aspettiamo Cassano. Aspettiamo Cassano. Se vogliamo puntare alla Serie A ci serve uno come lui. Ma il presidente dice che la salvezza è il nostro scudetto. Certo, ma anche l'anno scorso la nostra obiettivo, la salvezza, ci siamo salvati bene e abbiamo rischiato di fare i playoff. Quindi secondo me con qualche ritocco alla squadra possiamo puntare di andare in alto. Almeno noi ci crediamo. L'appetito viene. Ma siete tutti d'accordo con lui? Sì, dai, diciamo di sì, dai. Come si dice, l'appetito viene mangiando, quindi crediamo e vogliamo qualcosa di più. Anche per te vorresti Cassano? Se viene sarebbe una bella cosa. Speriamo bene. E se non viene? Prendiamo com'è. Però mi sembra una... che hanno confermato la squadra praticamente, sì, d'esperienza. Certo, noi siamo stati anche a Verona a vedere la partita col Chievo e ci manca qualcosina. Con qualche inserimento possiamo fare un bel campionato come abbiamo fatto l'anno scorso e ripeto, se arrivasse uno come Cassano con Masucci e Ciccio davanti, tanta roba. Questo è uno degli ultimi club nati, club Hermes Nadalì. Sì, è l'ultimo club nato, Hermes Nadalì, amici della vetreria di Francola con Marsino. Siamo qui come tutti gli altri club per raccogliere vetri in Asi, per raccogliere fondi per i gaslini. Questo ci fa nostro molto piacere, rendersi utili per delle cose serie. Via. Noi anche quello che cassiamo dalle iscrizioni lo diamo proprio come nostro principio, lo diamo tutto a Gaslini. E dimmi un po' come stanno, quanti soci avete già? E ora il numero dei soci preciso non lo so, ma penso forse già sui 200 soci dovremmo esserci. Certo che è un bel ricordo di Hermes, no? È un bel ricordo. Hermes è stato, per noi è stato il più grande calciatore che abbia avuto l'Entella, senza dimenticare chiaramente altri grandissimi calciatori come Jordan, come Piazza, come altri, però Hermes è quello che ha fatto più partite nell'Inter. Ora qui sta arrivando il figlio di Hermes. Allora Massimo, dai, salutiamo il figlio di Hermes. Ciao Massimo. Allora è un bel ricordo di papà, ogni appuntamento è poi molto bello, mi sembra molto bella l'idea di fare un club. Sì, guarda, la cosa è nata da Franco Lagomarsino, dal vetraio, l'ha molto spinta, visto che comunque il suo punto di riferimento era anche per mio padre, finché era qua. E insomma il museo dell'Entella è nella vetreria, abbiamo fatto la sede lì, abbiamo fatto anche il quadro con la maglia che ci ha regalato la società per le sue 388 presenze, ed era bello, visto che negli ultimi anni seguiva un po' più il settore giovanile, farlo per uno scopo di aiutare chi è meno fortunato di noi. E quindi... Massimo, cosa ti ricordi? Ti ricordi papà che giocava? Me lo ricordo quando ero nella Caperanese, ma era già a fine carriera, che erano dei pulcini, un grande colosso, o un mucchio di ritagli di giornale che teneva la mamma, o un mucchio di foto che sfoglio ripetutamente, e in base a quella abbiamo fatto poi, ora faremo anche lo striscione da attaccare nei distinti, e faremo delle magliette per ricordare sempre lui, che almeno lo teniamo vivo, e sicuramente da lassù si è goduto l'ultimo anno di campionato, un bello spettacolo. Sì, assolutamente sì, sicuramente. Poi viaggiava sempre, almeno le partite di questi anni l'abbiamo viste insieme qualche volta, poi le ultime volte non ce la faceva più, mi chiedeva un po' com'era un po' l'ambiente, la situazione, e gli facevo sempre riferimento a tutto, e sicuramente è su con Jordan e con tanti altri che si vedono uno spettacolo anche stasera. Assolutamente, ciao Massimo, ciao. Qua abbiamo un tifoso addirittura che arriva da Como. Esatto, sì, da Como, Rovellasca esattamente. È rimasto coinvolto anche
con il sostegno all'associazione. Certamente, anche all'associazione Entella nel cuore Onlus per sostenere Gaslini. Lei come ha fatto a essere informato questa sera? No, l'ho scoperto stasera. L'ho scoperto stasera e ho aderito subito. Conosce l'Entella, Chiaveri? Come no, siamo tifosi del Milan e dell'Entella. Come mai da Como tifosi per l'Entella? Per la nostra seconda casa è qua a Chiaveri. Entella e Milan è un bel binomio. Sì, diciamo che il Milan ultimamente sta deludendo, però vabbè, speriamo. La fede rossonera c'è sempre, ma li accomuna il diavolo. È meglio l'Entella? Adesso meglio l'Entella. Sicuramente. Cosa dice della prossima stagione? Il campionato Serie B è sempre difficile. Sì, undicesimi, dodicesimi è andata bene. Sarebbe bello averlo in A per andare a San Siro a vedere Milan e Entella, però c'è il contro che poi un domani sicuramente l'Entella poi non giocherebbe più qui a Chiaveri, sarebbe una brutta cosa. Lei come si chiama? Edoardo. Edoardo, e questa bimba? Anita. Ma tieni per l'Entella? Sì. E poi per? Milan. Ecco, come papà. Sì. Gennaro, quest'anno per la prima volta sul palco non sei salito da giocatore. Sì, mi ha fatto un effetto strano in effetti, perché ero abituato sotto un'altra veste, però sono comunque contento di essere rimasto qui in questa società che mi ha dato tanto e che mi permette di continuare un nuovo percorso. Guarda, Daniele, vieni a interromperci, ma lui è già serissimo, si è calato nella parte dirigenziale. Le interviste, quindi come se giocasse. Quindi. Sì, bisogna mantenere. Il pallone manca. Beh, in effetti siete tre pezzi da 90 dietro le quinte. Oddio, pezzi da 90 non lo so, siamo tre pezzi, poi speriamo da 90. Siamo molto contenti, almeno io penso di parlare anche per gli altri due. Siamo molto contenti dell'opportunità di essere rimasti in società e cercheremo di dare il nostro contributo. Ecco, ricordiamo Daniele, Gennaro e Cesar che abbiamo sentito prima. Un po' il vostro progetto di quest'anno, nei vostri ruoli, cosa state pensando? Ma io sono il responsabile scouting, quindi devo dire che la mia mansione è quella di andare in giro e di coordinare i nostri osservatori affinché si riesca a trovare dei prospetti interessanti sia per le giovanili che per la prima squadra. È un ruolo oggigiorno fondamentale, no? Avere sempre sotto mano questo. Sì, sì, tutte le squadre ovviamente di un certo livello ce l'hanno, perché comunque bisogna stare sempre attenti sul mercato e trovare le occasioni e i giocatori che vanno bene per la tua squadra. Ecco. Daniele, poi cerca un po' il capitano che è da queste parti, così continuiamo nella nostra diretta registrata. Gennaro, e tu hai iniziato con i giovanissimi. Sì, io praticamente sono responsabile dell'Academy, il mio obiettivo è quello di far crescere i ragazzi del territorio e far sì che l'Academy dell'Entella sia un punto di riferimento per, non solo per Chiaveri ma per tutto il territorio ligure. E ovviamente il lavoro è impegnativo ma allo stesso tempo è stimolante e quindi l'obiettivo è quello di migliorare un po' quello che è l'organizzazione e l'aspetto tecnico dell'Academy. Allora, Gennaro, ti lasciamo con la speranza che riesci a far crescere in prima squadra qualche ragazzo dei nostri posti. Sì. Così magari Daniele lavora un po' meno, però, però insomma, sarebbe una bella cosa. Ovviamente la prospettiva di trovare qualche ragazzo del territorio che possa arrivare addirittura in prima squadra sarebbe un bel segnale, vuol dire che stiamo lavorando nel verso giusto. Allora, Gennaro, consegniamo la fascia di capitano ufficialmente questa sera, ormai la presenta. Tutti sposti, va bene, è vero o no? Allora, cosa? Meglio capitano. E poi ha preso il vizio di far gol, mi sembra. Sì, ce l'ha sempre avuto nelle corde. Se ne era un po' scordato, però nell'ultimo anno se l'è ricordato. Allora, quale consiglio gli dai da ex capitano? Credo che Troiano non abbia bisogno di nessun consiglio, sa benissimo cosa fare, quindi gli auguro veramente di poterlo fare nel migliore dei modi, perché ne è assolutamente capace. Ma insomma, questa storia del capitano che tiene il gruppo, che aiuta l'allenatore, i compagni, è tutto vero oppure è solo insomma, un qualcosa che diciamo dall'esterno? No, assolutamente sì, il capitano è un punto di riferimento per
per lo spogliatoio, per i compagni e per la società. Ed è un dato di fatto, quindi è una cosa vera e non si è capitani per caso. Quindi credo che le scelte vengano fatte sempre in una maniera più accurata. Allora, non siamo capitani per caso, come dice Gennaro. No, dai, è un piacere, dai. Ormai questo è il quarto anno che sono qua, ormai, per fortuna. E quindi è una bella responsabilità. Siamo stati tanto in camera insieme l'anno scorso, c'è stato modo di parlare tanto, a volte anche fino a tardi, di tante cose. Quindi, dai, per me è un onore ereditare la fascia che è stata per tanti anni di Gennaro. Allora era già tutto previsto, avete vissuto tante cose, tante gioie, un po' meno già difficoltà insieme già. Sì, no, diciamo che l'anno scorso in ritiro si parla di tutto, poi dai. Penso che vivere insieme veramente ti fa conoscere più a fondo anche una persona, e siamo conosciuti ancora meglio e quindi è stato, ecco, un passaggio importante, ecco. Siamo stati sia mesi per un anno intero, perché abbiamo vissuto tanti ritiri, tante cose insieme, quindi credo che sia una bella cosa questa. Allora, facciamo dire come la vede quest'anno il nuovo capitano. Ma come la vedo? Penso che, ecco, l'importante, non lo so come andrà, dobbiamo essere bravi a non fare proclami, promesse, perché dopo bisogna mantenerle. Dobbiamo essere bravi a capire che sarà tutto un altro campionato, resettare quello di buono che è stato fatto per cercare di fare un altro campionato, magari buono o magari anche meglio di quello dell'anno scorso. Bene, Michele, allora questo giovanissimo, come ti chiami? Francesco. Francesco, vai a vedere papà? Sì. Quest'anno sì, Sì. Saluta tutti papà, dai. Saluta tutti, Un po' timido. Bene, allora Gennaro, buona stagione. Grazie. Sia il capitano in campo che fuori. Grazie. 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 Grazie a tutti. Appuntamento tradizionale con la mostra. Sì, con la mostra qui alla Lega Navale, lavorano tutto l'anno per arrivare a questo momento e quindi insomma è proprio un obiettivo, diciamo, lavorato tutto l'anno, ecco. I nostri ragazzi ne sono coscienti, perché la maggior parte qui abbiamo dei piccoli artisti, dei ragazzi veramente insomma notevoli. E sono bravissimi. Io non lo dico perché sono dell'ANFAS e sono una mamma dell'ANFAS, non lo dico, lo dico che veramente mi stupiscono veramente tante volte, hanno una buona direzione, ecco, questo sì. E Alberta, insomma, dirige questi artisti. Sì, cerco di insegnargli ogni anno una tecnica nuova, un procedimento nuovo, e rispondono benissimo, stupendo anche me, cioè lo stupore c'è sempre, tutti i giorni. E anche quest'anno appunto abbiamo fatto degli oggetti nuovi, ci siamo divertiti a sciogliere il vetro col calore, quindi abbiamo creato effetti diversi. Abbiamo fatto i ciondoli, quindi tutta la bigiotteria che ai ragazzi piace tantissimo e spero anche alle altre persone. E niente, i ragazzi sono bravissimi. C'è un lavoro anche di pazienza. Di pazienza, di creatività, perché comunque bisogna sempre creare qualcosa di nuovo per stimolare loro, per stimolare anche noi stessi, perché insomma è importante. Le sfumature del colore, insegnargli a osservare quello che c'è intorno, quindi tutte le cose del mare, per esempio abbiamo raccolto le pietre del mare, le abbiamo messe insieme, cioè cerchiamo proprio di lavorare anche su quello che abbiamo intorno. È bello, è bellissimo, perché dà tanto anche a noi. Intanto le iniziative dell'ANFAS non finiscono mai, anche in questo caldo. Speriamo. Di agosto. Speriamo che non finiscano mai. Comunque io sono qui anche a nome del presidente Storace, che in Puglia, beato lui, è in ferie. Ecco, in ferie, e quindi porto anche il suo saluto, soprattutto il suo ringraziamento al presidente della Lega Navale. Oramai noi qui ci sentiamo di casa, eh?
Siamo veramente, siamo di famiglia. E quindi, ma penso che le telefonerà, perché me l'ha detto così. Cosa dici, gli telefono? Dico, ma certo che gli devi telefonare, perché noi facciamo un po' così le cose insieme, ecco, anche a distanza di centinaia e centinaia di chilometri. Io però sempre qui al caldo, con i miei ragazzi e con i miei operatori, e mio figlio, e la Lisi. Dov'è la Lisi, che io la voglio vedere? Intanto salutiamo il presidente della Lega, che sicuramente la Lega è contenta di ospitare questa mostra. Siamo onorati di avere la dottoressa Dandano e tutti i ragazzi che lei ha amministrato fino a pochi mesi fa. Sì. E spero che c'è il nuovo Storaci, il nuovo presidente, e collaboriamo con lui ancora. Per noi è un appuntamento fisso, come per la Lega Navale. Una Lega che fa tante iniziative. Diamo qualche numero della Lega qua a Rapallo. Circa 500 soci, siamo campioni italiani, 17 titoli come minimo, 2 campionati del mondo, lavoriamo col sociale nelle scuole, ambiente marino, ricerca di non buttare l'olio a mare, ma recuperarlo con contenitori che la Lega Navale omaggia ai bambini delle scuole. Noi siamo qui anche per questo, perché se non si fa il lavoro sul sociale finisce tutto. Intanto voglio aggiungere una cosa, che loro hanno ospitato anche il burraco della nostra socia amica Ritella Meglio e di suo marito Paolo Meglio, che è un vostro socio. E quindi insomma si allarga un pochino tutta, diciamo, la collaborazione. L'area, sì, ma l'area anche dei simpatizzanti, degli amici, della collaborazione, e questo ci fa molto piacere, ecco, perché la difficoltà dell'inserimento nella società e nella vita comune dei nostri ragazzi esiste ancora, non è che l'abbiamo superato, esiste ancora. Quindi più amici abbiamo, più persone che condividono con noi le nostre difficoltà, e più i nostri ragazzi stanno meglio e sono tutelati. Concludiamo col presidente. Ha visto che belle opere d'arte che hanno fatto questi ragazzi? Sì, le ho viste, è già 3-4 anni che ci vediamo e vediamo i lavori che fanno, sono lavori bellissimi. Pertanto non ho parole di trasmettere a questi ragazzi che lavorano e che fanno queste belle cose. Tra l'altro qua è un bel posto di passaggio, perciò tante persone potranno. No? C'è un po' di traffico, c'è la gente che va sulle barche e si ferma a vedere i lavori e si vende anche qualcosa per loro. Signora, c'è una signora qua che dice sempre di no. No, signora che dice sempre di no, appunto. E appunto gliel'ho detto un attimo fa, lo devo ridire. Sì. Come ha fatto a dire di sì a suo marito e a sposarsi, che dice sempre di no? Soffro queste cose qua. Sì, ma non fanno niente. Comunque io ho tanti anni e collaboriamo con la ceramica, perché io ho un passato da ceramista e lei è un artista, e quindi ecco, allora, lei dà l'ispirazione, lei la realizza qualche volta sui colori, dico la mia idea anch'io. Siamo un'equipe qua, eh? Sì, si lavora tutti insieme per i ragazzi. Veramente gli operatori nostri, io colgo l'occasione per fare un ringraziamento speciale a lei, ma a tutti i nostri operatori anche. Abbiamo veramente degli operatori che sono eccezionali in tutti i campi, compreso nell'ortocultura. Coltiviamo anche il basilico. Siete bravissimi. Ieri fantastico, sì. No, ma complimenti a lei, perché veramente un'operatrice artista validissima. Volevo ringraziare anche la stampa, soprattutto Telepace, perché sono quanti anni che ci siete vicini. Non li contiamo, io veramente non li voglio contare, però vi ringrazio di cuore. Grazie. C'è anche in cantiere un progetto per i disabili qua. Esatto, questo progetto fa parte integra della Lega Navale. L'idea è venuta a me e con i miei collaboratori. E ho già presentato la domanda al comune, secondo il sindaco per lui va bene, anche gli altri amministratori ci stanno appoggiando.
io non vedo l'ora che venga fatto tutto, almeno a mettere a disposizione la disabilità, perché ho parlato col presidente prima che è contentissimo. Di che cosa si tratta nello specifico? Nello specifico si fa una gru, un gazebo come questo, una gru che lavora dal centro al mare, sotto sono le barche, le portiamo a pescare o addirittura a far vela, ciò che si può fare in mare. Lei pensa che è imminente? Spero che sia imminente, perché ce l'ho da un paio d'anni dietro sto lavoro qua. E spero che il Comune mi dia una mano, ma sul vero senso della parola. C'è anche l'allargamento dei servizi igienici che dovrebbe vedere il Comune. Sono accordi che avevamo preso con i dirigenti del Comune. Spero che tutto vada in porto e a quel punto lì potrei anche andarmene in pensione. D'altronde è dal 2001 lei che è Presidente. Sì. Tantissimi anni, insomma. Ho sempre lavorato con passione, lo faccio col cuore.